Ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Nell'episodio precedente abbiamo fatto tante acrobazie ma abbiamo ottenuto pochi risultati. Diciamo che abbiamo parlato più a essere spericolati che alla guida. Naturalmente come sempre un video come sempre mettete un po' pollice in su, un bel commento, un mi piace. Siamo sempre qui su Cars 3. Oggi ci accingiamo a fare, per ciò che riguarda gli eventi, in corsa. Me ne volevo fare almeno tre e mi interessava soprattutto anche questa corsa di mezzanotte. Però andiamo con ordine perché già qua stiamo andando un po' scombinati. Ci andiamo a fare Rally fuoristrada di Fireball Beach e vediamo pronto. Come ci comportiamo. No, Setta, stai calmo perché mi voglio... Gli amici mi chiamano Junior. Io direi di cambiare un po'. Junior, vai tu. Beh, che cazzo, non è che lo utilizzo tanto. Questo mi piace. Ok, andiamo così che secondo me forse ce la caviamo meglio. Le nuvole avanzano su un'altra splendida serata qui a Fireball Beach. È il clima perfetto per la gara di stasera. Mancano pochi istanti all'inizio della gara. Tra qualche anno ti guarderai indietro e ricorderai dov'eri per l'evento. Ti indico la corsia per i veicoli lenti? Oh, non iniziamo a offendere, che non abbiamo neanche iniziato. Ok, siamo partiti bene. Ok. Aspetta che qua ho sbagliato, eh. Allora, già ci sta qualcuno che inizia a barare. Ecco. Scusami, lo so, mi dispiace, ma purtroppo sei piccolino e quindi ti fai da parte. Allora, inizierei già subito. Certo che ci vedo. Questo sarà un duro atterraggio. Quasi lo facciamo apposta. Ok. Sì, però avrei dovuto fare un'altra cosa là, eh. Ah, per poco non sto becchiato. No, veramente mi hanno spinto, eh. Allora, iniziamo a beccarci qua qualche cosa di buono. Non fare il bastardo e togli. Ah. Vai, vai, vai. Questi recuperano, questi recuperano. Ah, guarda come tagliano. Se vuoi correre, correre. Notte o giorno. Ok, qua ho rischiato. Vai. Oh, guarda sto basta. Capaletta. Vai che ce la faccio qua. Ecco appunto. Ecco, così la prossima volta impariamo. Ah, se tagliamo là era meglio. Ok. Qua non c'è capito. Ok, questa è nostra, questa è la... Devo seguire la scocciatura che sta di là. Ciao. Oh, mi è andato in fiamme qualche cosa. Oh, diavolo. Vai. Che meraviglia. Mamma mia. E manco il bonus mi hai dato. Che c'è? Che è la macchina là? Non so, siamo indietrissimo, eh. Che stile di guida elegante. Hai visto? A volte capita. Sì. Ok. Proviamo a tagliare e vai. Ha funzionato. Ha funzionato. Ok. Buono. Questo è buono, questo è buono, vai. Arriva Saita. Ah, se fossi riuscito a becchiarlo. Vai, 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 veloce, forza. Guarda in qua. Aspetta. Che sollievo. Per che cosa? Oh! Non facciamo sempre i cattivi! Questo è buonissimo, vai! Ok, taglio! Lo so, però non vale così, eh! Mi ha anche spinto, tra parentesi! Mamma mia! Quanto ho rischiato! Che problema hai, amico? Non lo so! Attenzione qua, eh! È stato bello conoscerti! Dai che buco, dai che buco, dai che buco. Ok, vai. Sicuro di non essere un addetto alle pulizie. Aspetta, voglio andare qua. Porca paletta, questo è buono, questo è buono. Se riesco. Mannaccia, uno me ne serviva, uno me ne serviva, se ne beccavo tutti quanti. Attenzione qua che devo tagliare ancora, vai. Finalmente qualcosa va okay. Bene. Ok. Spero non ti aspetti chissà che vai. Termini di problemi. Non fa niente, non fa niente. Comunque siamo andati bene. Quasi. Guarda,
cioè bisogna respingere. Niente male. Sempre a te, scusami, ma purtroppo allora, qua ho capito come fare. E tagliamo anche alla grande. Siamo quinti, molto indietro. Dai, 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 dammi il turbo. Di nuovo a terra. No, ho sbagliato qua. Buon per te. Dai. Ok. Ok, buono, buono. Ti sei voluto rovinare la giornata. Ma che ne so. Vai, vai, veloce. No. Bastardo, si è messo davanti, vai. Questa è mia, questa è mia. Ok. Allora, se iniziate sempre a spingere, è normale che non ce la faccio. Siamo quarti. Eravamo quarti. Chi è che sta barando qua? Vai. Ok, è buono, è buono, è buono, vai. Ok, tagliamo. Stavolta però ce lo becchiamo noi. Ho beccato anche il palo, ma non fa niente. Allora, siamo primi, attenzione. Ok. Ok, secondo no, 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 no. Ti sei perso? Sembra sempre come se... Secondo! Sì. Oh, alla fine ho tagliato bene il traguardo. Bentornati al Mamma mia! Io sono C-Kix. Analizziamo la performance di Brick Yardley. Che gli è successo? Oh, eravamo quinti, non so che è successo, però abbiamo recuperato. Che gara, ragazzi, che gara! Come la pensi? Beh, abbiamo assistito ad una gara di alto livello oggi. In alcuni momenti un po' disordinata, ma ho notato molti progressi. Grazie per averci guardato, gente. Siete i migliori e sapete una cosa, anch'io? Anch'io sono migliore. Vabbè. Vediamo i nuovi dati. Non male comunque come gara, eh. Abbiamo lottato fino alla fine e quasi pensavo che non ce la facessimo, o meglio che ci qualificassimo male, mentre invece siamo andati abbastanza bene. Torniamo al menu principale e ci andiamo a fare quella di mezzanotte che mi incuriosiva, soprattutto per il fatto che era di notte. Allora, pronto a partire, cambiamo auto perché... È ora di iniziare. Eccomi, sono la velocità. Le condizioni della pista. Mi chiamo Swift perché sono veloce. No, voglio questo. Ricky Yardley, piacere di conoscerti. Sì. Allora, ci mettiamo la luce blu, vai così e vai, Cortango. Stiamo per partire con la diretta di stasera dalla famosa corsa di mezzanotte, qui nella storica Thomas Corsa Bates. Di mezzanotte. Va bene, stiamo per vedere una volata a tutto campo fino al traguardo. Velocità. Oh, sembra veloce questo. Sai che significa? Che vince no. La macchina più veloce. Ma va. Pensavo di fare un giro, sai cosa vuol dire? Devi mettere dei pannelli per... Ok. Vediamo di arrivare per lo meno a 3. Dai che buona. Inizio. Ragazzi, toglietevi. Ok, questa è nuova, quindi non è che me la ricordo tanto, perché me la ricordo, ma la so proprio. Prova a rintracciare. Oh, 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 oh. Quanto abbiamo rischiato qua. Io non voglio essere... Però se mi costringete a essere cattivo, poi divento cattivo. Vado all'interno. Wow, sei bravo. Sei bravo, ma se mi spingono fuori. Era mio, era mio. Ok, ok, ok. Vai, questo è buono, è buono. No, non vale però, ma spinto. Ok, si va di qua. Ah, si salta. Oh chiavolo, oh chiavolo. Non era proprio necessario. Cosa? Questo. No, ho sbagliato. Sì, ragazzi, quello era grosso. Oh, ma continuano a spingere, Ammiro la tua sicurezza. Ancora. Comunque là c'è un taglio tremendo, devo stare attento e lo devo fare. Qua non mi conviene perché qua carico. Stai rimanendo indietro. Pensa per te, bella, pensa per te. Abbiamo già recuperato qualcosa, guarda qua. Ok. Nemmeno una
goccia di sudore. Ok. Attenzione che qua ci dovrebbe essere il taglio. Una delle mie molte abilità. Non mi ricordo se sta qua, Mi pare di. Non l'ho becchiato, non stai qua allora. Ok, vai, veloce. Comunque siamo terzi. Ok, qua comunque mi andai dietro. E non facciamo i maleducati. Ok. Vai, veloce. Ok, buono, buono, buono. Oh, però ho fatto la linea per tagliare, non è che mi hai fatto tagliare tanto. Ok. Siamo quasi. Concentrati, Brick. E basta con sto. Eravamo amici. Però non più. Ok. Vai. Si vede non male. Oh, ma ha spinto. Attenzione di qua che pure è buono. Ok, vado all'interno che è meglio. Ok, sta tutto in derapata, te lo voglio dire. Ragazzo, guarda qua quanta derapata che stiamo facendo. Stiamo derapando da 20 minuti. Ok. Attenzione che adesso viene giù un po' interno, Hai avuto coraggio. No, è culo. Vai. Attenzione, che qua ne va della vittoria. Vai, vai. E andiamo, ragazzi. Avevo capito che là c'era il taglio giusto. E nel taglio giusto abbiamo vinto. È spuntato dal nulla per annientare gli avversari in quella che chiameremo la vittoria della sua carriera. Smokey, nient'altro da aggiungere? Ci metterò un po' a elaborarla. Non le mancava niente. Devo ammetterlo, Chick. Mi ha fatto venire la pelle d'oca. Siamo giunti al termine di un altro show fantastico e parlando di cose fantastiche, io sono Chick X. Porca paletta, ragazzi, abbiamo fatto una gara spettacolare. La cosa bella di questo gioco è che più o meno, cioè, bella e brutta, si resta comunque sempre in gara fino alla fine. Però è abbastanza complicato perché c'hai sempre poi quelli che ti insidiano per tutto il tempo. Vediamo un pochettino come siamo messi. Beh, tra gli eventi non male, considerando che questo abbiamo beccato anche 3 stelle. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente come sempre vi invito come sempre a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, no? Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye!